bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi vi filmerò il What's a Hit in a Day nella versione più sana, quando diciamo voglio non fare detox, però appunto voglio cercare di stare in forma, mangiare bene, il meglio possibile, anche in qualche modo per perdere peso, perché insomma sapete tutto il mio percorso. Quindi spero questo video possa farvi piacere, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e io vi mando un grosso bacio e vi lascio al video tutte le ricettine. Ciao! Per la prima colazione avremo bisogno di queste cose qui, i Weetabix, che sono delle formelle di frumento, come leggete qua, basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di fibre e di proteine, quindi sono adattissimi. L'unico problema è che non piacciono a tutti, però a me piacciono da morire, soprattutto con quello che vi faccio vedere metto io, che è appunto una banana. Poi potete metterci la frutta che volete, una spolverata di farina di cocco, quella più naturale possibile, un pezzettino inoino di cioccolata super fondente, io prendo quella al 90%, miele, e il latte ci servirà scaldato o freddo, dipende come vi piace, per ammorbidire le formelle. Quindi iniziamo scaldando il latte. Come dose l'ideale si utilizzano 2 formelle per persona. Quindi diciamo che vado a mettere circa un bicchiere di latte. Non deve bollire, ma solo scaldarsi. Nel mentre di qua vado a mettere in un piatto le mie formelle. Sono iper delicate, quindi fate piano. Nel mentre mi preparo la banana. Una volta che il latte è caldo, lo verso sopra. Logicamente appunto dipende da voi quanto volete morbide le formelle. Io ce ne metto un bel pochino. E poi le vado a rompere. Poi prendo il mio cubetto di cioccolata, come vedete è piccolissimo, e vado a fare tutte delle pepite, così si sciolgono per bene. Taglio la banana, spolverata di farina di cocco, e poi ci vado a mettere quasi un cucchiaio di miele. A me non piace tanto, quindi cerco di non metterne troppo. E voilà! Non è bellissimo, ma vi posso assicurare che è buono, soprattutto sano, vi riempie fino all'ora di pranzo ed è una sorta di porridge, se vogliamo vederla così. Quindi provatela e poi mi fate sapere. Pranzo, couscous. Io vado pazza per il couscous. Tra l'altro si può fare in 1000 versioni diverse, ma fondamentalmente è un po' come il riso. Fa da accompagnamento e poi ci si mette qualcosa accanto. In questo caso io mi sono trovata sempre benissimo con questo accostamento, che è il mio preferito. Come verdura ci vado a mettere peperone e broccolo siciliano. Il peperone lo andremo a passare in forno per toglierci la pelle, mentre il broccolo lo vado a sbollentare in acqua e poi lo ripasso un pochino in padella anche il peperone. Come fonte proteica io ci metto i ceci. Questi qua sono quelli confezionati già in porzioni. Adoro i legumi, soprattutto i ceci. L'ho provato anche con i fagioli. Se non vi piacciono i legumi potete metterci anche il pollo o comunque una carne a vostra scelta. E poi appunto il couscous, mi piace tantissimo questo qui di grano duro. Adesso iniziamo le nostre preparazioni e poi alla fine andremo ad unire tutto insieme. Nel mentre che il peperone è nel forno, andiamo a sbollentare i broccoli. Io, come vedete, li ho tagliati, li ho messi in un sacchettino, quindi li faccio ammorbidire per bene, non troppo perché comunque voglio che siano sempre un pochino croccantini. Quando i peperoni sono pronti, come vedete la pelle si inizia tipo a staccare da sola, li metto in una bustina, questa qui di plastica per alimenti, quando sono ancora caldi li chiudo e finché non si intiepidiscono un pochino li lascio così e dopo li andremo a spellare. Qui invece, come vedete, ho scolato il broccolo, è uscito anche il sole, quindi adesso li andiamo a saltare in padella con un goccino di olio, peperoncino e aglio. E poi ci vado a mettere un po' di olio. Aggiungo il peperoncino in polvere direttamente nell'olio. Piccolo trucchetto, così si distribuisce bene su tutti i broccoli poi e non rimane incastrato. E quando si è un po' scaldato ci andiamo a mettere i nostri broccoletti. Poi appunto li lascio un pochino insaporire. Quando i broccoli sono pronti, PS, potete anche mangiarli direttamente così, si avanzano. E intanto mi spello il peperone. Io vi consiglio sempre di sperlarli e fare tipo delle fettine.
vi faccio vedere come faccio il couscous per una porzione, cioè la mia. Io, come sapete, mangio poco per motivi che ormai saprete, quindi ormai mi sono abituata a una tazzina di caffè piena di acqua, la metto in un pentolino, non vi preoccupate se può sembrare poca perché tanto il couscous cresce, e la stessa tazzina la vado a riempire di couscous. Però prima vado a far scaldare l'acqua, non deve bollire ma soltanto riscaldarsi, nel mentre preparo già la mia tazzina di couscous. Una volta che si è scaldata ci vado a mettere mezzo cucchiaino di olio, spengo il fuoco, aggiungo il couscous e chiudo con un coperchio per 3 minuti. Adesso andiamo ad assemblare il tutto. Prendo questo e lo vado un po' a sgranare con la forchetta, dopodiché accendo il fuoco nella padellina, ci verso il couscous, vado ad aggiungere un po' di broccoli, poi logicamente a questo punto assaggiate, aggiungete sale, spezie, insomma quello che volete, e poi ci vado a mettere la scatoletta di ceci. Io ne metto una intera ed è pronto, e non ci resta che mangiarlo freddo o caldo. Questo lo potete portare anche fuori per lavoro ed è delizioso, una merenda perché è molto versatile e soprattutto veloce, non dovete cucinare nulla. È questa qui che mi piace sempre tantissimo. Anche qui potete aggiungerci la versione della frutta, quindi mettere lo yogurt in una ciotolina. Questi qua sono i miei preferiti, o comunque quelli grechi che sono molto cremosi, però ci sono tantissimi altri gusti anche con la frutta proprio a pezzi. E poi ci abbino questo qua che è stata una super scoperta, che è il farro soffiato con il miele. Come vedete sono appunto questi chicchi buonissimi insieme allo yogurt perché gli danno un altro po' di consistenza, e vi siete composti una merenda che volendo potete anche portarvi in giro per questa cena. A parte che c'è stato un cambio unghie perché sono andata a rifarle, ma vi faccio vedere cosa mi mangio, una cosa molto leggera e anche qui veloce, cioè un po' il mio must. Sono avanzati questi pisellini primavera che avevo fatto con la cipolla tanta, perché mi piace tanta, quindi mangerò sicuramente questi, mentre mi sono fatta scongelare del pollo, con una mano non riesco ad aprire ma è pollo, che farò con qualche spezia alla griglia, basicissimo. Iniziamo. Quindi allora dovete sapere che io sono molto pignola anche sul cibo, quindi mi tolgo tutti i grassettini, insomma mi prendo la parte buona pulita. Qui ho la griglia accesa, bella riscaldata, quando sento che è abbastanza calda, tac, ce lo butto sopra e scelgo le spezie da metterci. In questo caso pensavo di farlo con un po' di paprika, molto semplicemente. Io uso questa qui che è quella piccante, sostanzialmente ce la verso proprio a secco, magari la massaggio un pochino, no? Se volete potete anche marinarla direttamente con le spezie, in questo caso vado un po' di fretta quindi non ho tempo, e continuo così con tutti i miei pezzettini. E tadan, come vedete il nostro pollo, anche senza cuocerlo con olio e cose, risulta bello crosticinato, non so il termine tecnico. Vado giusto ad aggiungere un po' di sale rosa, se volete olio a crudo. Qui abbiamo i pisellini e come sempre accompagno tutto con i fiori d'acqua. E questo era l'ultimo dei nostri pasti.